Ciao a tutti ragazzi e bentornati alla serie su Minecraft del mio canale. Questo è il quinto episodio e come già promesso nella puntata precedente provvederò a effettuare la costruzione della casa, qua manca un pezzo, molto bene, e anche a implementare ciò che mi avete consigliato, perché come avevo già detto fin dal primo episodio, voglio che questa serie sia praticamente interattiva al massimo. Quindi oggi provvederò a eliminare questo pavimento in cobblestone e sostituirlo con gli slab, a mettere le fence da questo lato e iniziare anche a tirar giù la scala che porti al piano di sotto, così abbiamo un metodo un po' più comodo invece che ogni volta spaccare lì di sopra e fare tutto il giro delle montagne per scendere. Comunque voglio farvi notare sempre il bellissimo paesaggio che si viene a formare da queste finestre, è veramente stupendo. Poco fa all'inizio del video si poteva vedere la nebbia del primo mattino dato che ha appena albeggiato. Quindi iniziamo subito con... aspetta, intanto riprendere la torcia e poi a spaccare qui e a rischiare la vita a ogni passo, perché giustamente mi sembra un'ottima idea. Allora, ok, il colore è diverso, ma ho finito la legna. Quando troverò la stessa legna di questo colore, poi metterò a posto. Ok, perfetto. Ed effettivamente, certo, fa un po' schifo, sembra di stare tipo in un ringo. Però va bene, per iniziare va bene così. Ora vediamo, per fare la strada. Io praticamente ho sprecato tutta la cobblestone che avevo in casa per fare queste slab. Infatti sono tutte queste stack, mi è rimasta solo questa qui che ho raccolto poi salendo. Ora dobbiamo capire come fare la scala, dove farla. Mi piacerebbe farla qui in realtà, discendente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Quindi qua mettiamo una slab, qui mettiamo una slab. Ok, così abbiamo due per lato come margine. E ora il problema sarà in realtà fare il gradino discendente. Proviamo così. Intanto, ragazzi, io tiro giù la scala. Anche perché devo capire se farla poi magari a chiocciola o se andare giù diretto. E tiro giù questa scala e riprendo a registrare appena l'avrò tirata giù. A fra poco. Ok ragazzi, eccoci qua. Ho terminato le scale, ma non le ho portate fino al pian terreno. Come potete ben vedere, ho deciso, anche se ho paurissima, di fare una colata d'acqua che arrivi più o meno lì. Penso che poi magari allargherò la casa oppure la sposto, insomma, per cadere giù e poi risalire. Poi con calma lo farò tipo tunnel, tutto chiuso, partendo dal basso, così ho anche un'idea di come far cadere e centrare bene l'acqua, così capisco bene il punto d'arrivo. Così è anche una maniera un po' più rapida di scendere e salire qua sopra. Ora, io pensavo di fare questa cosa qui, di fare da questo lato la farm di grano volante, così almeno è abbastanza vicino a casa e viene in maniera carina. Però prima di fare la farm vicino di casa, qua va bene, la farm di grano, devo mettere le fence, perché veramente ogni volta salire e scendere da questo posto è pericolosissimo, oltre al fatto che poco fa mentre costruivo tipo uno scheletro si è lanciato qua sopra e mi ha spinto di sotto e sono anche morto rovinosamente. Infatti, come potete ben vedere, prima ero livello mi sembra 19 e adesso sono livello 5. Un bastardo veramente pazzesco. Cerchiamo di attirarli il meno possibile a lanciarsi come dei pazzi forsennati. Allora, mettiamo le fence. Ok,
Ok, non so se metterle per così o per così. Forse così è un po' più carino. Da questo lato ancora non so se costruirò qualcosa, cioè almeno non per adesso, perché l'idea comunque è di fare, porca miseria, è di fare delle scale anche da questo lato che portino in quel bioma lì dove ci sono i funghi, dove c'è anche l'albero di funghi gigante, perché è una cosa che voglio prendere. Quindi ora ragazzi, adesso io costruisco le ultime fence, vado a raccogliere un po' di terra magari da qua sopra, così evito che i mostri mi si lancino di sopra, e anche da questo lato, e così possiamo costruire la farm volante a fra poco. E ho fatto due stack di terra, così possiamo costruire in santa pace, e due secchi di lava. E i secchi di lava adesso vi spiegherò il perché, perché adesso a me sorge il problema che, essendo da questo lato presente una montagna che poi porta sul bioma invernale, da quello che ho visto durante la mia esplorazione, non posso fare una tabula rasa del terreno, crearmi un buco intorno, anche perché non avrebbe senso sennò aver costruito la casa qui. Quindi ho ben deciso di mettere lì sopra un controsoffitto in lava. Sì, un controsoffitto in lava, avete ben capito, è proprio quella la mia intenzione, sono un sadico malato. Quindi ora ci apriremo la strada verso l'alto e andremo a creare il nostro controsoffitto in lava e con la vinilica, assieme al nostro amico Giovanni Mucciaccia. Quindi prendiamo tanto la cobblestone, tappiamo il casino che abbiamo fatto, quindi quello che andremo a fare adesso è questo. Creo questa parte così, maledetta neve, quanto bella tu possa essere, mi stai veramente addio, mi stai veramente sfrantecando. E dopodiché con questi slab, certo, con questi famigerati slab di legno a forma di fence, andiamo a ricoprire qui, e spero fra l'altro che funzioni. Io non sono molto sicuro che questa mia idea geniale funzioni, cioè sto andando per ipotesi che un piccolo strato di slab possa fermare il caldo della lava. Poi speriamo che sia così. Beh, anche le slab, ma mannaggia a me. Allora, due, tre, perfetto. Mettiamo anche i slab qui. E bene. Allora, per fare quello che ho in mente, dobbiamo far così. Intanto mi devo fare un po' di largo per potermi muovere e non finire abbrustolito. Tappiamo qua. Ok. Questo lato lo rimettiamo come era prima, così se qualche incauto mostro ci vuole andare può tranquillamente andarci, anzi ci venisse pure. Dopodiché prendiamo la lava, mettiamo un secchio lì, molto bene, scherzavo, no, non può funzionare così, dobbiamo creare un bordo un po' più alto, vediamo se così può funzionare, così funziona? Ok, così è un po' più sicuro, perfetto. Grandioso. E qui facciamolo così, perché mi sta anche simpatico farlo così. Bene, allora proviamo. Ah, che paura. Vediamo se è tutto sicuro. Oh, quasi. Mi servirà un altro poco di lava. Mi serviranno più altri
Ok, perfetto. Abbiamo fatto la parte superiore del tetto che adesso è sicura. Sembra tipo la bandiera della Svizzera, al contrario, fatta di lava. Decisamente anche più mortale della Svizzera. Però va bene, insomma, che ci sia questa croce qua in mezzo, non ci sia niente. Tanto se un mostro è così coraggioso da buttarsi qui dentro, praticamente verrà squagliato vivo il tempo di arrivare neanche a questo quadrato qui. Ok, detto questo, la puntata è sul finire. Ho fatto, penso, tutto quello che mi abbiate suggerito, come mettere le fence, come, sì, vabbè, mettere le fence, che era già la mia idea, di quella di metterle per evitare di cadere mentre cammino, si posso fare anche la 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 la. Dopodiché, di fare questo ponte con gli slab di legno. Magari poi cambio questi qua con gli altri. Ho fatto le scale per poter puntare giù. Magari ora che chiudo la registrazione faccio il tubo di pietra che porta giù, dato che tanto l'operazione è abbastanza noiosa e non credo neanche tanto interessante. E niente, detto questo, la puntata finisce qui. Io come al solito vi chiedo di mettere una luce in su se vi è piaciuto il video, di condividere sui social per darmi una mano a farmi conoscere, e detto questo, un saluto a tutti, ciao!